Parliamo di americane d'alluminio. Chi si è trovato nelle condizioni di sfogliare o guardare un catalogo di americane, sia sul nostro sito www.audiolucistore.it, ma anche su altri siti, si sarà sicuramente trovato in imbarazzo, visto l'elevatissimo numero di articoli presenti, e avrà avuto sicuramente qualche difficoltà nello scegliere quale tipologia di americana adottare per le proprie necessità. Vediamo quindi di fare un riassunto delle varie tipologie, appunto, di strutture d'alluminio, per poi alla fine passare magari agli accessori a corredo per completare il sistema, e magari anche qualche accorgimento su come sceglierle e come utilizzarle al meglio. Questa che vedete qui è evidentemente una struttura triangolare di alluminio, ma non è la struttura più semplice, perché la più semplice in realtà è questa, un semplice tubo, comunque dotata di tutti gli accessori tipiche dell'americana. Non si può in effetti chiamare una struttura, perché non è saldata con nessun elemento di supporto, ma viene usata tranquillamente come saetta di sostegno, o per uscire a sbalzo su un'americana già esistente, o anche solamente per fare da supporto in alcuni casi e in alcune scenografie, anche in casa, come tutte le altre che vedremo nel corso di questa disamina. Subito dopo il tubo singolo c'è la struttura piatta o a scala, ognuno la chiama come gli pare. In questo caso sono due tratte collegate dal famoso traliccio di alluminio correttamente saldato, e c'è in due misure di larghezza, questa che vedete che è una lato 22 e un'altra che vedete qua più grossa che è una lato 29. La differenza sostanziale in questo caso e nei successivi sta nel tipo di saldature, oltre che nel passo dell'americana, tipo di saldatura e di spessore di alluminio, che è inferiore nel caso dell'americana da 22 cm, che non a caso viene chiamata deco. Questo è un altro esempio di deco. Deco perché è più decorativa che strutturale, più fatta per creare appunto strutture che non sopportano grossi carichi, ma sono molto agili e anche molto poco costose da costruire. Quindi abbiamo visto la saetta dritta, la struttura a scala in due delle tre dimensioni possibili, 22, 29 e addirittura 40 di passo. Passiamo alla struttura triangolare. Eccola qui, questa è la struttura triangolare, in questo caso è la deco con lato 22, ma c'è quella lato 30 e anche lato 40 per usi più intensi. Lo spessore di alluminio e il tipo di saldatura della deco non ha niente a che fare con invece il tipo di alluminio e di saldatura delle americane, quelle vere e proprie strutturali. Qui vediamo infatti un'americana quadrata, quindi quarta tipologia dopo il palo singolo, l'americana scala, l'americana triangolare, ecco quella quadrata, diametro 29, ma c'è anche da 40 e c'è in due spessori tra l'altro, il maggiore dei quali si chiama heavy duty perché è fatta per caricare oggetti, luci, casse particolarmente pesanti, viene usata molto dai professionisti dello spettacolo. Come notate, il tipo di traverso e il tipo di saldatura è decisamente più sostenuto rispetto all'americana decorativa. Abbiamo quindi visto quattro tipologie di conformazione dell'americana. Ognuna di queste tipologie ha delle tratte tipo queste di varie lunghezze che si separano tra di loro di 50 cm l'uno, quindi si parte dal pezzo da 50 per poi avere un metro e mezzo, due metri e via dicendo, fino ad avere tratte anche molto lunghe. Queste tratte di varie lunghezze vanno collegate fra di loro, sfruttando degli inserti che adesso vediamo, per arrivare alla lunghezza desiderata, anche se vi anticipo già che negli accessori ci sono degli spessori di varie lunghezze per adattarsi a misure particolarmente strane che non coincidono esattamente con il 50, con il 25 cm. Ed ecco qui quello che è il segreto delle americane, la parte più importante, cioè il modo con cui ogni tratta viene collegata alla successiva. Quando acquistate da noi ogni tratta di americane viene già corredata con il numero giusto di questi accessori che si chiamano spigot, c'è chi li chiama ovetti, c'è chi li chiama raccordi, non è importante il nome. L'importante è sapere che siano esattamente della stessa misura, della stessa marca, del modello di americana che state usando. Notate questa serie di conicità variabili che corrispondono esattamente tra maschio e femmina e che permettono a questo accessorio di incastrarsi perfettamente tra una tratta e la successiva. L'utilizzo infatti di questo spigot e di un perno che viene fornito a corredo, che una volta martellato trattiene i due pezzi di americana per interferenza, fa in modo che questo punto di giunzione sia delle stesse capacità fisiche o addirittura superiori capacità strutturali rispetto al resto della traliccia dell'americana. Quindi importantissimo utilizzare gli spigot corretti inserendo il perno, martellandolo leggermente per rendere il tutto solidale e fermarlo con la coppiglia sempre in dotazione. Per smontarlo basterà fare la cosa inversa.
Stiamo quindi cominciando a vedere alcune delle caratteristiche di un'americana che la rendono migliore rispetto a un'altra, quindi lo spessore d'alluminio, la tipologia di saldature, la conformazione di questi elementi di congiunzione. Non è il caso di fare dei primi piani per farvi vedere la differenza tra un'americana ben costruita, ben realizzata da macchine e manodopera e maestranze qualificate rispetto ad una, questa è quella che usavamo precedentemente prima di passare come abitudine del nostro catalogo a materiali di qualità. È un'americana di primo prezzo, le saldature lasciano il tempo che trovano, le finiture anche. In questo caso la vedete con la testa piatta, nel quale comunque vanno inseriti i conetti, che non ha nessun vantaggio strutturale rispetto a quella tradizionale, se non per il fatto di poter essere avvitata a un muro direttamente senza l'ausilio di piastre, che invece in questo caso vanno utilizzate e che comunque sono necessarie perché vanno inevitabilmente spessorate per raggiungere la distanza precisa tra muro e muro nel caso abbiate questa conformazione. Dei kit di ovetti o spigot abbiamo già parlato, sono già consegnati assieme ad ogni tratta di americana, quindi ogni tratta sarà in grado di collegarsi a quella successiva, non avete bisogno di nessun accessorio per fare una tratta dritta, angoli a parte. E apriamo a proposito il discorso degli angoli. Ci sono una serie quasi infinita di angoli con vari gradi, a partire dal 90 gradi per avere poi angoli ottusi e angoli acuti. La cosa è semplice relativamente quando l'americana è quadrata, un po' più complicata quando l'americana è triangolare, perché nell'immaginare la propria struttura bisogna anche immaginare se il vertice sta verso il basso o verso l'alto, quindi se l'americana sarà così o sarà così, e quindi gli angoli andranno scelti di conseguenza. Non è esattamente intuitivo effettivamente. Dicevo degli accessori a corredo, questi sono già consegnati, dicevamo, invece quasi inevitabilmente bisognerà poi acquistare a parte dei ganci, qui ne vediamo uno particolarmente pregiato, ma ce ne sono di tanti tipi diversi, dai più piccoli ai quelli a portata maggiore, da quelli appunto in silver, alluminio, a quelli colorati in nero. A proposito, anche l'americana può essere ordinata in colore nero, ci vuole solo un po' più di tempo per averla perché viene fatta di volta in volta su richiesta del cliente. Quindi guardate un'occhiata nel catalogo dei ganci, perché ce ne sono veramente un'infinità per tutti i tipi di applicazioni, dai più semplici ai più complicati, dalle portate minori alle portate maggiori, sempre corredati, come tutti gli attrezzi che vendiamo, dalla certificazione, spesso e quasi sempre, a bordo dell'articolo stesso. Eccola qua. Vengono spesso tralasciati, invece sono estremamente importanti, i cavetti di sospensione. La legge prevede infatti che ogni accessorio, luce, casse o qualunque cosa sia appesa sopra la testa dei passanti sia dotata di una doppia protezione, quindi il gancio ovviamente e un cavetto che impedisca, nel caso di fallimento del primo gancio, impedisca la caduta se non per pochi centimetri. Quindi questi cavetti sono indispensabili soprattutto nel caso in cui andate in luoghi pubblici come mostre e fiere, dove sicuramente ve li chiederanno e vi chiederanno dei ganci omologati. Ad esempio, ci sono vari tipi di omologazione, ad esempio in Germania richiedono un gancio con un doppio blocco a sua volta, come questo che vedete. Quindi nella sezione dei cavetti di sicurezza guardate il vostro cavetto per avere la sezione, la lunghezza e il tipo di aggancio necessario per le vostre necessità. Nel dubbio fatecene richiesta con una mail ben circostanziata. All'inizio del video parlavamo di qualche accorgimento da adottare nel momento in cui si progetta o si acquista un'americana. Ovviamente le misure corrette, quello è una cosa che non è il caso neanche di raccontare. Un'occhiata agli accessori per vedere che esistono agli angoli di cui abbiamo parlato, le basi per appoggiarsi a terra, spessori più o meno lunghi per adattarsi alle misure più particolari, strutture a T, a 4 vie, a 5 vie per fare configurazioni particolarmente elaborate, ma quello su cui vorrei porre l'attenzione è la scelta di ognuna delle tratte. Se dobbiamo fare un'americana da 4 metri, è vero che è più economico acquistare un singolo pezzo da 4 metri piuttosto che due da 2 metri o addirittura 4 da 1 metro, ma fate attenzione nel momento dell'acquisto, perché un'americana da 4 metri non solo costa molto di più nel momento del trasporto, ma molto probabilmente non entrerà nella vostra porta o sarà comunque un problema trasportarla. Quindi il consiglio è di prendere tratte più corte, che tra l'altro vi daranno una modularità superiore nel caso vogliate modificare la vostra struttura o utilizzarla in altre situazioni. Quindi date un'occhiata alla sigla e alla brevissima descrizione dell'americana per scegliere la misura giusta, oltre che la conformazione quadrata, triangolare, piatta, eccetera, eccetera.
Abbiamo già accennato al fatto che gli spigot, una volta inseriti e messi in sicurezza con il piolo, vanno un pochino battuti per rendere tutto solidale, si dice, per interferenze, in modo che tutto risulti estremamente rigido. Presentatevi nel luogo dello spettacolo, della manifestazione, con le certificazioni, che non sarà un problema fornirvi, visto che ce le fornisce il costruttore stesso. Una parentesi, le certificazioni danno delle sicurezze, delle certificazioni appunto sulle portate, le caratteristiche fisiche di ogni singolo pezzo. La struttura che andate a comporre invece ovviamente non può essere certificata all'origine, va certificata al momento in cui viene messa in opera. Infatti è molto importante il corretto montaggio della struttura, anche se certificata. Io posso comprare un frigorifero sicuramente omologato, ma posso montarlo a sbalzo sul balcone trattenuto solo dal filo di corrente, e quella non è un'installazione con il buon senso del buon padre di famiglia, come dice l'avvocato. Quindi certificazioni, ma un'installazione il più possibile corretta e senza esagerare. Dopodiché non vi resta che dare un'occhiata al catalogo, mettere nel carrello tranquillamente tutti gli articoli di cui pensate di aver bisogno, ne scaturirà un preventivo, no, assolutamente non impegnativo, modificatelo finché vi pare. Se avete trovato la soluzione, continuate con l'acquisto procedendo verso il checkout. Se invece non sapete che pesci pigliare, fateci una richiesta di preventivo, l'importante è che sia ben circostanziata, quindi ci dovrà essere l'intestazione di chi sta chiedendo preventivo e a cui intestarlo, e la descrizione più precisa possibile non solo delle misure che vi interessano, ma anche dell'applicazione che dovete fare, in modo da metterci in condizione di fare un preventivo il più possibile realistico e non a caso. Il sito a cui sto facendo riferimento è www.audiolucistore.it. Il canale YouTube invece è quello che state guardando, dove troverete molti altri video, spero interessanti, al quale potrete iscrivervi per dare un'occhiata ed essere aggiornati sull'uscita di ogni ulteriore video che faremo nel corso del tempo. A presto!